siamo in partenza per la RAI, che noi abbiamo richiamato come RAI VEG 2018, abbiamo aggiunto il VEG 2018 finale perché è sì una gara di ultra cycling, quindi una gara sulla lunga distanza di 800 km circa su strada, ma è anche e per noi soprattutto non una cosa fine a se stessa, ma un modo per parlare di diritti degli animali, per parlare di veganesimo e per diffondere appunto una cultura un po' diversa, un po' più rispettosa verso i non umani. Tu infatti sei vegano da tempo. Sono vegano da quasi 14 anni e insomma ormai non mi ricordo quasi nemmeno più com'era prima, per fortuna, e quindi sto benissimo, sto chiaramente neanche a dirlo, molto meglio di prima. Non solo, sosterrai anche una gara molto impegnativa. Sì, infatti è come dicevo una gara di 800 km circa, di ultra cycling non stop, con corridori professionisti molto importanti. E noi ci proveremo a portarla a termine nel minor tempo possibile. Il tempo limite massimo sono 42 ore e io conto di farla poco meno di 40 ore e compatibilmente con il poco allenamento che purtroppo ho avuto, perché ultimamente ho avuto un calcolo che mi ha dato dei problemi, ora lo abbiamo tolto, però comunque mi ha un po' penalizzato dal punto di vista della preparazione, ma non importa, ci siamo lo stesso e ce la metteremo tutta. Non abbiamo dubbi naturalmente su questo, e avrai anche il sostegno di tante persone, perché tu sei il fondatore di Bike for Animals, che sta comunque allargando il suo raggio d'azione. Sì, è partito nel 2012 in occasione del primo tour contro la corrida da Torino in Spagna. E praticamente si tratta di un movimento, non è un'associazione ma un movimento, esiste una pagina Facebook che raggruppa tutte le iniziative pro animali, tutte le iniziative che parlano di veganesimo, e si sta effettivamente molto allargando, molte persone visitano la pagina, interagiscono e quindi insomma nel nostro piccolo si è seminato bene, si sta facendo un buon lavoro. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con questa tua impresa? Il messaggio è per l'appunto che anche da vegani si possono intraprendere attività sportive di un certo livello, molto impegnative, con risultati più che decorosi e soprattutto nel rispetto della vita di tutti gli esseri viventi e degli ultimi dei senza voce, quindi degli animali.